Buonasera a tutti e che la pace sia su tutti voi, su tutti noi. Ben, bentornati e ben ritrovati nel nostro programma eh, Svegliamo l'Islam. Siamo sul canale 98 Arabic Channel e siamo qua eh, diciamo a portare avanti ancora quella che è un, una breve, eh, diciamo, spazio, una breve una vignetta no? per parlare dell'Islam per portare avanti quella che è la conoscenza di una religione. Che non è una religione la più diffusa in Italia e in Occidente, ma che sicuramente ha le sue radici anche in Occidente, per cui noi siamo qua e parliamo ancora una volta a tutti, a tutti quanti, in quanto questo, questo programma non ha come obiettivo quello di parlare ai soli musulmani, anche ai musulmani, ma non solamente a loro, è un programma che è per tutti, è un programma di conoscenza, a volte. Parliamo di un certo tipo di conoscenza un po' più, eh, diciamo, un po più semplice, a volte parliamo di temi eh, di attualità, ma questo è perché la vita eh, diciamo, non, è, eh, non è come noi vorremmo eh, che fosse. Per cui a volte ci capita di doverci eh, diciamo, di parlare con dolcezza, a volte ci scontriamo contro, uno, con, contro una realtà che in verità non è proprio a favore dell'umanità stessa. Non voglio dire contro musulmani, non voglio neanche pensare a una cosa del genere. Ma la vita che noi viviamo e i ritmi che ci impone la vita, gli sforzi che ci impongono questo tipo di vita, sono degli sforzi che sono contro all'umanità stessa. Questo perché? Perché noi viviamo in una società di totale benessere. È una società in cui non manca veramente nulla. Se noi volessimo, no, eh, in qualche modo, mh, far finire, far cessare la povertà con i mezzi tecnologici e la ricerca scientifica che sta dalla nostra parte potremmo farlo facilmente e invece i supermercati alla chiusura sono costretti a buttare un sacco di cibo perché non possono regalarlo ai poveri. Certo ci sono delle procedure per le quali poi si possono regalare ma... Il senso è che viviamo in una società in cui l'umanità stessa è quella che, è quella che perde. Okay? E noi in questa, in questa nostra finestra, in questo nostro angolo, vogliamo parlare dell'umanità che invece porta avanti l'Islam. Che porta avanti l'Islam e attenzione, l'Islam non per forza i musulmani, ma l'Islam come religione. L'Islam non è solo teoria, perché l'Islam è una teoria che è stata messa in pratica, e che per millenni ha costruito e costituito grandi civiltà, non una, ma più civiltà. E laddove la civiltà islamica si è mischiata con altre civiltà, non ha fatto altro che dare beneficio. Non ha, non ha fatto altro che dare beneficio a tutti quanti, a musulmani e non musulmani. Ed è per questo che lo dico e lo ripeto ancora una volta, l'ho già detto in altre puntate, eh, diciamo precedenti. Ma l'Occidente, per come noi lo vediamo oggi, non ha solo radici giudaico-cristiane come, no? mm, eh, come qualcuno dice, ma la verità è che le radici dell'Europa di oggi sono eh, cristiane, è vero, ma anche eh, diciamo, eh, islamiche, se così possiamo utilizzarlo come, come aggettivo. Perché l'abbiamo spiegato tante volte basterebbe aprire un libro di storia per accorgersi di quanto le eh, civiltà si mischino tra di loro e sicuramente dall'altra parte, eh, dall parte del, eh, del Mediterraneo, sicuramente anche terre come quel, le terre dei musulmani hanno beneficiato di civiltà come quella, eh, diciamo, eh, invece occidentale. Benissimo, ma il tema di oggi qual è? Visto che parliamo di civiltà, di, 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 di chi ha fondato cosa, andiamo alla fonte dell'Islam stesso, ma l'Islam di 1400 anni fa. Oggi parleremo, se Dio vuole ce lo concede, del profeta Muhammad. Venite con noi a conoscere il profeta Muhammad, pace e benedizione siano su di lui. Noi diciamo, dopo il nome del profeta Muhammad, così come dopo il nome di tutti i profeti, diciamo sempre... Eh, che la pace e la benedizione siano su, su di lui o su di loro, sallallahu alaihi wasallam. Ecco, molto velocemente, abbiamo un'ora di tempo cercheremo di conoscere in questa oretta, questa oretta scarsa, il più possibile sul profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, che la pace sia su di lui. E tra l'altro, la speranza è che questa, questa nostra puntata, questo nostro questa nostra retta possa far sì che le persone siano ancora più curiose di conoscerlo. Per cui vedremo in 20 punti cercheremo di riassumere quella che è la sua vita, che ovviamente non è per niente facile. Non parliamo di dettagli, ma descriviamo il tipo di persona. La prima cosa che mi viene da dire è il contesto familiare, cioè il profeta Muhammad nasce nella città della Mecca, alla Mecca, nella tribù Conosciuta come Quraysh. ok? La tribù di Quraysh era rinomata e conosciuta perché erano loro i custodi della Kaaba. La Kaaba è quell'edificio che noi vediamo molto spesso eh, diciamo coperto da un telo nero che è fondamentalmente il luogo più sacro per i musulmani sulla terra. Ed è importante notare come questo luogo sacro, il luogo più sacro per, per i musulmani, venga da una parte, eh, fa parte di è una parte del culto no? andare alla Kaaba. Noi preghiamo nella direzione della Kaaba di questo edificio, eh, in questo edificio. Diciamo, noi lo chiamiamo la casa di Allah non perché ci abiti dentro, ma per l'importanza. Il luogo è sacro perché Dio ha voluto che fosse sacro. È un luogo che, tra l'altro, è citato sia nel Corano che nella, eh, nella Bibbia, cioè se noi riuscissimo a studiare. No, o il, il cristiano o, 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 diciamo, o il giudeo o l'ebreo studiasse la Bibbia vedrebbe che storicamente troviamo riferimenti della Ka e della Mecca anche diciamo, nei, nei, loro testi, nei loro testi sacri benissimo, noi eh, abbiamo un detto che dice che Allah ha scelto la tribù di, eh, di Kinana tra i figli di Ismaele, la tribù di Quraish tra i, i Kinan e la famiglia di Hashem tra i Kuroish e, la tra, e E me tra i Banu Hashem. Ovvero lui dice: il profeta Muhammad wa sallam, è stato scelto da una discendenza. Questa discendenza riporta ad Ismaele. Ismaele è il figlio di Abramo, da Abramo nasce Ismaele e poi, successivamente, eh, Isacco. Da Ismaele nascerà poi, diciamo, quella tribù di arabi perché si mischierà il sangue di Ismaele con il sangue degli, degli arabi ci, ci saranno gli arabi che noi conosciamo eh, diciamo che in parte sono quelli che conosciamo oggi non tutti gli arabi sono eh, in, 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 diciamo discendenti ma non stiamo, fa, non stiamo a fare una, una lezione di storia delle discendenze ma è importante capire che il profeta Muhammad che la pace e la benedizione siano di lui discende direttamente da Abramo ed Ismaele, dal figlio Ismaele. È per questo che nel, nel, noi troviamo nei riferimenti sia biblici che, eh, diciamo, quelli islamici, le due nazioni che sorgono dai figli di Abramo sono appunto gli Arabi e i figli di Israele successivamente. Nella l'infanzia, questo è il secondo punto, l'infanzia del profeta Muhammad, diciamo, lui nasce orfano di padre, perché il padre muore che lui è ancora nella pancia della madre, e la madre muore all'età, quando lui ha l'età di sei anni, per cui lui viene cresciuto, prima dal nonno e poi dallo zio eh, Abu Talib. E nel Corano noi troviamo un riferimento in cui Allah, Dio l'Altissimo, ricorda lo status di orfano del profeta, e infatti in una sura, sura Tadduha, Allah subhanahu wa ta'ala, Dio dice, non ti, non ti abbiamo forse trovato, non ti ha forse trovato orfano e ti ha dato rifugio, proprio per ricordare come noi molto spesso, per fare un riferimento, molto spesso ci dimentichiamo di, mh, delle cose buone che noi abbiamo nella vita e spesso ci ricordiamo solamente quelle negative. Okay? Per esempio, lui il profeta era orfano di genitori, ma se ci pensate su una larga scala, no? guardandolo da una prospettiva diversa, era orfano di genitori ma nonostante ciò Allah, Dio, gli ha dato tutto quello che gli serviva. Gli ha dato l'educazione giusta, gli ha dato la forza giusta, gli ha dato il pensiero giusto, gli ha dato uno spirito, un animo forte no? per poter crescere e poi ad un certo punto affrontare quello che poi sarà la sua missione da profeta. E da messaggero e infatti, Allah subhanahu wa non solo lo ha protetto, ma lo ha trovato orfano. E Allah, lui stesso, Allah l'Altissimo, si è preso cura del suo, della sua creatura in gioventù. Quindi, in gioventù, lui era chiamato Al-Amin. Al-Amin, cosa significa? La persona fidata, il fidato, cioè lui, ancora prima di predicare l'Islam, era conosciuto tra la sua gente. Con il nome, il soprannome di Al-Amin, Al-Sadiq Al-Amin, ovvero colui che era assolutamente fidato, era conosciuto per essere una persona non bugiarda, ovvero le stesse persone che gli hanno dato questo soprannome, quando lui dichiarerà di essere profeta e messaggero, diventeranno suoi nemici dichiarandolo bugiardo. Ma allora, lo dichiarano bugiardo dopo 40 anni di esperienza in cui lui non ha, potuto dire neanche, non ha, non ha detto neanche una bugia. Non ha mai fatto del male a nessuno, non ha mai sbagliato contro nessuno, non ha mai trattenuto il diritto di nessuno. Anzi, veniva chiamato ed è stato chiamato per le, veniva chiamato per le più grandi dispute che c'erano state tra appartenenti di famiglie diverse. E lui, con la saggezza e l'intelligenza, eh, anche nella sua gioventù, riusciva a mettere tutti d'accordo. Ecco, questa è la gioventù del profeta Muhammad. Le prime esperienze lavorative del profeta Muhammad. Anche qui è molto importante perché lui è stato sempre, da sempre un lavoratore. Le prime esperienze lui ha cominciato prima con il pascolo, no? ma poco tempo è durato col pascolo perché poi no? lo zio lo portava con lui in viaggi eh, di commercio, infatti lui divenne poi un commerciante. E era un mercante, lavorava con lo zio e si costruì una reputazione, la reputazione di essere una persona estremamente onesta anche nel, eh, nel, nel, suo, nel suo fare business, nel suo fare commercio. E infatti, eh, diciamo che si, si dice di lui come riportato in un hadith, in un hadith, in un detto del profeta Muhammad, qualcuno ha riportato: quindi, non è il profeta che parla, ma qualcuno che parla. Descrivendo il profeta disse nessuno ha mai guadagnato cibo migliori di, guadagna, di ciò che guadagna con le proprie mani, cioè lui dice il profeta dice il, il guadagno, quello che tu guadagni con il tuo proprio sudore, con le tue proprie mani è migliore e come disse poi quella che sarà diventerà la sua sposa Khadija, che sarà il prossimo, il prossimo punto, che non ha mai avuto una persona così onesta a trattare i suoi affari, cioè lui Faceva affari per conto di altre persone ed era il migliore a fare affari e il, la persona alla quale che, diciamo che ci si poteva fidare di più di chiunque altro. Benissimo, eh, vedete molto veloce: siamo passati dalla tribù degli arabi, come nascono gli arabi, alla alla alla, ai primi anni di vita, alla, alla gioventù, le prime. Ehm, eh, esperienze lavorative e il matrimonio con Khadija. Lui all'età di 25 anni, e già per gli arabi 25 anni a quell'epoca era anche abbastanza tardi, ma vedete, lui è vero una persona con ottima reputazione, una bellissima reputazione, una buonissima reputazione, ma era anche orfano, no? per cui forse sposarsi per lui non era, non era facilissimo, nonostante che fosse una bravissima persona. No? Perciò io, questo è un appello che faccio, anzi questa è una cosa che dico anche ai miei fratelli e alle mie sorelle che magari hanno qualche problema a trovare no? il compagno, la compagna giusta, no? o se si viene rifiutati. Non, non disperatevi, il profeta Muhammad sallallahu alaihi il profeta dell'Islam, è stato rifiutato. Cioè, lui si è proposto per sposare qualcuna, ma il suo status di orfano non gli ha, ha, permesso, non gli ha permesso di sposarsi perché qualcuno l'ha rifiutato per questo motivo o e anche per altri motivi. Ma vedete, Allah subhanahu wa ta'ala dice, no? Dopo la difficoltà c'è la facilità. Do, e lo ripete di nuovo, e dopo la, la difficoltà c'è la facilità. E infatti, all'età di 25 anni, non solo si sposa, ma si sposa una donna che tutti gli arabi in quella zona avrebbero voluto sposare. Ma attenzione, sposa chi? Sposa Khadija, una donna di 40 anni, quindi 15 anni più grandi di lui, vedova, no? perché poi noi diciamo, eh ma eh, i musulmani vogliono solo la giovane, eh, la giovane vergine. No, 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 il profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, il, la sua, il, suo, il suo matrimonio, è stato con Khadija, che era più grande di lui, vedova, ed era una donna che, così per usare un termine no, nostro di oggi, una donna che aveva la fila davanti alla porta no, per, per, di persone che avrebbero voluto sposarla. Ma, vedete, mentre le persone si facevano avanti per sposare Khadija, Khadija invece che da prima aveva affidato i suoi affari e il suo commercio al profeta Muhammad ha visto che con il profeta Muhammad non c'era persona più onesta no? e intelligente e saggia di lui nel commercio con in un modo o nell'altro fece capire al profeta Muhammad non stiamo qua a raccontare tutta la storia ma fece capire al profeta Muhammad salalli salalli, di essere interessata e che lui poteva essere l'unica persona che poteva stare al suo fianco e così permise al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di farsi avanti che quando capì questo, lui stesso disse, mh, per farvi capire, io no, che, mi, che eh, mi sposo con Khadija, no, anche lui sembrava incredulo e attenzione, a questo punto lui ancora non era né profeta né messaggero, era un uomo, un arabo, un uomo onesto che lavorava ma ancora non era, non era diventato profeta. Tanto che lui diceva io sposarmi con Khadija gli sembrava, gli sembrava troppo, ma invece era Khadija che aveva scelto lui e non solo, Allah Subhanahu wa Ta'ala aveva scelto Khadija per lui perché grazie a questa unione l'Islam diventerà più forte 15 anni dopo. Cioè l'Islam partirà 15 anni dopo anche grazie all'appoggio della moglie di Khadija. Okay? E infatti lui, sentite queste parole, faccio un attimino di pausa perché c'è bisogno di silenzio quando, quando cito queste parole. Il profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, Khadija ha creduto in me quando nessun altro lo ha fatto. Questo ci, vedete, questo ci fa capire quanto è importante l'appoggio di chi ti sta vicino. Quando un uomo, vedete che per l'uomo, quando un uomo arriva a dire, è eh, mia moglie crede in me, sappiate che quell'uomo può veramente scalare qualsiasi montagna, può superare qualsiasi ostacolo, perché se la persona che gli sta vicino è anche la persona che gli dà la forza, Nessuno potrà fermare quell'uomo. Nessun ostacolo. Potranno esserci difficoltà, ma le difficoltà verranno superate. Khadija, radiallahu anha che Dio sia compiaciuto di lei, la migliore delle donne, quando il profeta, poi successivamente ricevette la prima rivelazione, lui stesso il profeta credeva di essere impazzito. Credeva che qualcosa fosse sbagliato in lui. Quando poi tutti lo prendevano in giro perché aveva ricevuto la rivelazione, aveva tutti contro, tranne Khadija. Khadija che lo conosceva e sentite che parole gli disse, gli disse, tu sei una persona sincera, aiuti i poveri, non sei una persona affidata, Dio non ti potrebbe mai tradire. Una persona come te non può, Dio non gli non gli, può, non gli, vo, non gli volta le spalle, no. gli ha dato coraggio, gli ha dato forza nel momento in cui lui credeva di non farcela, di non esserci, di avere qualcosa che non va. Ecco, questo noi dobbiamo essere così con i nostri, con i nostri partner. Poi, dopo il matrimonio, e questo ha bisogno di una lezione, di una puntata solo sul matrimonio con Khadija e sulla vita di Khadija, Radiallahu anha. Lui era, usava, molto spesso, il profeta Muhammad, ritirarsi, no? Quello che noi avevamo durante una puntata, su Medias se cercavano di incastrarci con la parola segregazione, lui usava, Ritirarsi e meditare andando in una grotta poco fuori il centro città, poco fuori Mecca. Poteva stare un giorno, una settimana o di più e gli arrivava il cibo, no? E lui rimaneva lì in meditazione e trovava pace meditando nella grotta di Ero, lontano dal mondo idolatra, no? Di Mecca ed è fu lì, proprio in quel posto, che lui ricevette la prima rivelazione. E ascoltà, ascoltate bene perché la prima rivelazione: quale fu? Fu leggi, leggi nel nome del tuo Signore che ha creato. Leggi, e il tuo Signore è generoso colui che ha insegnato con il calamo. E infatti, qua parliamo della prima rivelazione e la ricevette all'età di 40 anni, un'età che dal punto di vista anche nostro religioso, 40 anni è un po' l'età della saggezza, cosa vuol dire? Che dopo i 40 no, abbiamo imparato abbastanza della vita, perciò dopo i 40 gli errori dovrebbero cominciare a, a diminuire perché è aumentata la saggezza. E tra l'altro, per concentrarci un po' su quella che è la prima rivelazione, la rivelazione, la prima rivelazione è leggi. Ma Allah, Dio dice al profeta Muhammad gli rivela leggi e lui non sa leggere, cioè lui è illetterato, è una persona che non ha imparato a leggere e scrivere come la stragrande maggioranza delle persone a Mecca in quel tempo, non solo a Mecca ma in tutta la penisola araba, ma che dico la penisola araba, nella stragrande maggioranza dei, de, de, delle civiltà, dei, dei mondi, no? del mondo, il mondo non era, leggere non era alla portata di tutti. No? Uno storico disse addirittura che nella parte tra Mecca e Medina, forse addirittura in tutta l'Arabia, solo 17 persone sapevano leggere e scrivere. No? Però a prescindere dai numeri, leggi... Diventa una parola rivoluzionaria per quale motivo? Perché gli arabi non erano dei lettori, non leggevano e ne scrivevano. Questo vuol dire che non utilizzavano neanche nel gergo comune la parola leggi, neanche la parola libro. Ma Allah sceglie come prima rivelazione, prima parola leggi ed è imperativo, no? È un verbo imperativo, quindi leggi, devi leggere. Non hai scelta, leggi. Quindi leggi, leggi ha, un ha un altro significato. Leggi significa è finita l'epoca dell'ignoranza, è finita l'epoca del buio, adesso è l'epoca della conoscenza, della scienza, della luce, dell'uscita dal buio, della chiusura dell'ignoranza. Da adesso in poi bisogna leggere, bisogna imparare. Bisogna capire, conoscere. Ecco, queste sono le, le prime rivelazioni che, che, ha, che ha ricevuto da Gabriele, dall'angelo Gabriele, l'angelo che era stato scelto da Dio per portare i messaggi al profeta Muhammad, alaihi wa sallam, lo stesso profeta che era stato dato eh, il, diciamo, il compito di eh, annunciare a Maria la nascita di Gesù. E così, se si ritorna indietro, si troveranno tutte le missioni che ha fatto l'angelo Gabriele. Subito, al punto successivo, la resistenza alla della Mecca. La, la sua tribù si oppose alla, alla sua predicazione monoteista perché i Koraish, che erano i custodi del Tempio, erano invece pagani idolatri, ovvero avevano più divinità. E tra l'altro ogni divinità aveva una sua statua, una sua, sta, una sua statuina. E non ho, il profeta Muhammad salam, arrivava con un messaggio che era totalmente opposto: cioè, il Dio in cui crede, il Dio, nel Dio, il Dio monoteista, è un Dio che non si può vedere, non si può raffigurare, non è una statua, non chiede soldi. Il Dio non è un Dio di una tribù, ma è il Dio di tutto il mondo. Ecco, Quraish vedevano minacciati, vedevano minacciati il proprio potere, il, la propria custodia del Tempio, la propria religione poli, politeista veniva attaccata da, dal semplice messaggio del Dio monoteista. Anche il loro business e il loro commercio rischiava eh, molto, perché poi non avrebbero più potuto vendere statuine, non avrebbero più potuto prendere i soldi dalle persone che venivano a fare il pellegrinaggio per le loro divinità eccetera 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 per cui un sistema intero veniva minacciato dalla sola parola la ilaha ovvero dalla sola parola non c'è Dio all'infuori di Dio non c'è Dio all'infuori di Allah un Dio che nessuno può vedere ma che tutti possono capire e comprendere perciò i Quraysh ovvero la tribù eh, diciamo, nemica dell'Islam e dei musulmani inizialmente Dicevano, quello che è riportato nel Corano, non ascoltate questo Corano, ma fate chiasso quando viene recitato così che possiate vincere. Ovvero quando il profeta recitava il Corano, gli, eh, i, diciamo, i custodi del Tempio invitavano la gente o a parlare ad alta voce o a urlare o addirittura a tapparsi le orecchie per non sentire quello che il profeta stava predicando. Ma, e il punto successivo, il profeta ebbe sostegno da alcuni della sua famiglia. Chi erano queste persone? I primissimi a supportarlo furono Khadija, la moglie, ok che attenzione perché la moglie che aveva un commercio, era ricca e aveva le sue entrate, da quando poi incomincia la predica dell'Islam, piano piano si ritroveranno a perdere un pezzo alla volta, ok fino ad arrivare a fare la fame. Okay? E questo lo dico per chi ha paura. Di, eh, de, di parlare anche dell'Islam, ecco i primi furono Khadija e suo cugino Ali, furono i, tra i primi a convertirsi mh? e furono le, le persone che lo sostennero nei primi anni. Ali, tra l'altro, si convertì quando probabilmente aveva una cosa tipo 12 anni, no? a 12 anni lui lo sosteneva. A 12 anni perché erano 12 anni in cui lui aveva conosciuto quanto era perfetta questa persona e quanto era giusta, no? E infatti lui, il profeta stesso, disse le persone più degne del mio affetto sono Khadija e mio cugino Ali. Poi, successivamente, e andiamo un pochettino più veloci, inshallah, e poi ci fu il viaggio notturno, il viaggio dell'Isra. No? In cui lui ebbe, diciamo, questo viaggio miracoloso che da Mecca lo portò a Gerusalemme e poi da lì salire i sette cieli. Ecco, mi fermo un attimino qua. Perché Allah dice nel Corano: Gloria a colui che fece viaggiare eh, di notte il suo servo dal sacro santuario della mos alla moschea più lontana, ovvero da Mecca fino a Gerusalemme. Perché è importante questo punto? Perché dal viaggio, da questo viaggio da Mecca fino a Gerusalemme, poi da Gerusalemme con diciamo, l'ascesa al cielo, la descrizione dell'ascesa al cielo noi la ritroviamo nei testi no, di letteratura italiana perché questo viaggio è un viaggio a cui si è ispirato, sentite, udite, udite proprio Dante Alighieri, perché Dante Alighieri con l'accesso alle fonti che avevano tempo fa, no? nell'arco di questi, questo millennio, no? è arrivata la versione al, a Dante Alighieri, sicuramente con il passaparola, con i libri e quant'altro, della storia del viaggio notturno del profeta Muhammad nel cielo, e quindi il profeta quando ha descritto tutto questo viaggio, ha descritto l'inferno, ha descritto il paradiso e ha descritto quello che c'è tra paradiso e inferno, quello che poi magari eh, diciamo Dante ha, ha definito come il purgatorio. Quindi vediamo come si intrecciano queste storie. Benissimo, noi abbiamo, siamo arrivati alla fine della, della nostra prima parte. Ci vediamo tra pochissimi minuti con la seconda parte. Rimanete collegati e a dopo. Benvenuti in Punto Scarpe Nicoli, ad Albino, in via Cavi 5, dove troverai un vasto assortimento di calzature, abbigliamento, accessori e pelletteria per uomo, donna e bambino. Punto Scarpe Nicoli cerca di offrire a tutte le categorie della propria clientela il prodotto adeguato al miglior prezzo, garantendo un vasto assortimento in un ampio ambiente dove il cliente può scegliere liberamente il prodotto giusto per il proprio utilizzo. Punto Scarpe e il suo staff vi aspettano ad Albino. In via Cave 5, a Robato, in via del Commercio 1, a Concesio, in via Camerate 92. Benvenuti da 123 Gold a Comenduno di Albino. Siamo specializzati nel ritiro di oro usato, argento, monete, metalli preziosi e tanto altro. Offriamo da sempre la migliore garanzia di serietà e professionalità. L'esperienza maturata in 30 anni di attività ci ha portato a proporre una formula ancora più semplice e immediata che permetta ai nostri clienti di ottenere il massimo dei propri oggetti preziosi. Alex ti aspetta per una valutazione gratuita al semaforo di Comenduno di Albino in via Provinciale 73, telefono 035 76 11 13. Grandi affari da Hyperal! Tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Ad esempio, pasta ripiena scoiattolo, confezione da 200 grammi a solo un euro e molti altri. Offerte valide dal 16 al 29 ottobre. Eccoci qua, bentornati. E intanto ringrazio tutti per il sostegno che continuate a darci anche durante la pubblicità e anche eh, diciamo, nel post e nel post puntata, per cui continuate eh, diciamo, a sostenerci in, in questo, con, appunto, vedendo e diffondendo questo messaggio. So che persone hanno avuto problemi settimana scorsa per la visione perché è saltato, è saltato il link. Eh, so che eh, anche oggi, magari qualcuno, perché mi è giunta adesso la notizia appunto che magari qualcuno su internet, sul, sul sito, sul link sta avendo dei problemi perché a volte va a scatti. Ma inshallah, Ta'ala, cercheremo di risolvere eh, questa, questa cosa. Così come vi invito a vedere anche i video su YouTube, che praticamente dopo neanche mezz'ora, o un'ora dalla puntata, sono già disponibili. Eh, diciamo su on online su, su YouTube, sul sito sul canale di Orobic orobic Channel su YouTube benissimo, continuiamo con il nostro viaggio. Eh, alla, eh, conosciamo ancora un pochettino il profeta, quindi, dopo il viaggio notturno e l'ascesa al cielo, diciamo avviene le, le gira, no? ovvero le migrano, emigrano i musulmani da Mecca. Dove sono perseguitati e dove subiscono ogni tipo di tortura, di uccisioni, e vengono depredati i loro beni, e vengono sequestrati i loro beni, vengono divise le famiglie. No? E quindi il profeta Muhammad trova un accordo con, eh, un, diciamo, eh, in, una, in una città che poi diventerà eh, Medina ed emigrarono i, i, minacci, i musulmani per, diciamo, per sfuggire dalle minacce e diciamo che è un evento che segnò un grandissimo cambiamento storico, una svolta storica dell'Islam e poi da quell'evento successivamente ne viene stabilito come l'anno zero per i musulmani, ovvero i musulmani, il calendario dei musulmani parte da questo evento eh, particolare. E infatti poi troviamo anche del, delle citazioni nel Corano, chi emigra per la causa di Allah troverà molte risorse e Abbondanza. La prima cosa che il profeta Muhammad, pace e benedizione siano su di lui, fece quando si stabilì a Medina fu quella di, e da questo dovremmo imparare tutti, mh? e magari sarebbe bello che i giornalisti che ci seguono per vedere qualche cosa, no? eh, per vedere qualche falla, qualche buco, qualche errore, invece imparassero a. Prendessero qualcosa di buono che c'è, perché sicuramente qualcosa di buono pure ci sarà, anche se, anche, se non, anche se non vi piacciono i musulmani, anche se non vi piace l'umanità in generale. No? Ma la prima cosa, possono riportarla magari a qualche politico di quelli che eh, eh, parlano: perdonatemi un po' eh, ruttando, ecco la prima cosa che fece il profeta Muhammad sallallahu alaihi, sallam, pace e benedizione sono lui, arrivando a Medina fu quella di far sì che coloro che sono emigrati, quindi che sono arrivati nella città e i locali, quindi la gente che è lì, la prima cosa è creò una fratellanza tra di loro. Cioè e Allah nel Corano dice i credenti non sono altro che fratelli, cioè sono fratelli tra di loro, ma un tipo di fratellanza che sembra quasi di sangue. E allora perché invece che mettere uno contro l'altro? Perché prima era eh, settentrionali contro meridionali voi siete terun, siete terroni, per cui non siete eh, adesso c'è la prima, poi c'è la caccia al marocchino, poi al neger, poi quello, poi quell'altro, poi i musulmani, poi la zingara, poi lo zingaro, insomma, non se ne esce più. È un vortice di odio su disprezzo, odio su odio su odio e poi si trovano sempre le giustificazioni e eh, ma perché quello ha fatto questo? E eh, ma perché voi fate quello? E eh, perché cucinate, con le, fate troppe cibo con le cipolle, eh, spezie, e poi ruba, e poi quello, insomma, ogni scusa è buona per litigare, ogni scusa è buona per metterci uno contro l'altro, ma c'è qualcuno di intelligente che può invece far sì che tutte queste diversità trovino un punto comune. Potete far sì che le persone si possano considerare fratelli e sorelle tra di loro invece che mettere continuamente buttare benzina sul fuoco, perché è quello. Questo è quello che sono bravi a fare, perché vi assicuro una cosa: chi lo fa è perché ci guadagna. Io vi dico solamente questo: chi divide, chi mette uno contro l'altro non lo fa per difendere i valori, non lo fa per difendere i figli, non lo fa lo fa semplicemente perché dietro ha qualcosa da, di cui, da, da guadagnarci. Benissimo. Successivamente, il passo successivo, il punto successivo è che il profeta Muhammad, e anche qua prendete carta e penna, il profeta Muhammad, scusate non voglio essere arrogante, ma perché secondo me è così tanto all'avanguardia per essere, noi stiamo parlando di una società tribale. Erano dei nomadi, dei, dei eh, cammellieri che ad un certo punto si sono ritrovati, dei commercianti, che ad un certo punto si sono ritrovati un uomo che gli ha stravolto la vita, perché all'avanguardia per essere mi, qualcosa che è successo 1400 anni fa, ok? Lui a Medina, nella città che l'aveva accolto, che l'aveva fatto responsabile, e, e il loro leader, fece una costituzione ed è chiamata la Costituzione di Medina la Costituzione di Medina era stata fatta e scritta per armonizzare i rapporti con le tribù ebraiche presenti nel territorio ovvero con ogni tribù fece un accordo per far sì che tutti i medinesi tutte le persone che abitavano a Medina erano medinesi erano cittadini tutti concorrevano al benessere della città, dello Stato, tutti senza distinzione. L'ebreo poteva praticare la sua fede con le sue leggi, con le sue regole, il musulmano con le sue e piano piano, anche chi non era musulmano perché ancora era una, una fase di, di transizione, per cui ditemi se questo non è all'avanguardia per un uomo che... Non sapeva né leggere né scrivere. Per un uomo che ha cominciato ad essere leader di un gruppo di 50 persone e che per, e che per 13 anni su 23 lui è stato leader per 100 persone. 100 persone, leader spirituale. Da dopo l'emigrazione a Medina, da quando si è stabilita a Medina e per soli 10 anni, lui è diventato un leader anche politico. Ok? e in questi dieci anni ha stravolto il mondo intero. Poi, ehm, poi successivamente, dopo alcune battaglie che ci sono state, come quella per esempio di Bedre Ohod, in cui lui difendeva Medina dall'attacco di chi? Dei meccani, perché i meccani, quando hanno visto eh, diciamo, minacciati i propri interessi, soprattutto economici, incominciarono a, ad attaccare Medina, che era una città contro tutta una popolazione contro più di una decina di tribù, eh, di famiglie che si erano messe tutte insieme per uccidere e chiudere la questione islam. Si difese, vinse e dopo aver vinto queste battaglie conquistò pacificamente Mecca, ovvero ci fu una marcia da, Me da Medina verso Mecca pacifica e vedete un po'. Mentre tra le file dei soldati, come è normale perché i soldati sono soldati, c'era qualcuno che già sentiva il sapore della vendetta. Perché, ovviamente, quando ci sono guerre qualcuno perde anche i familiari. E qualcuno all'interno dell'esercito di musulmani del profeta, guidati dal profeta Muhammad disse: È arrivata l'ora no? della, della vendetta. L'ora no, dello, dello sterminio, quando questa voce giunse al profeta Muhammad, lui, sallallahu alaihi wa sallam, pace e benedizione su di lui, disse no. È arrivata l'ora della misericordia. E infatti i musulmani entrarono pacificamente a Mecca. Okay. Poi, eh, diciamo che dopo, dopo questo, dopo, questo diciamo, dopo la conquista di Mecca, lui tra l'altro visse pochi anni. Due anni eh, e poi morì, morì, eh, diciamo, facendo un discorso: cioè l'ultimo suo discorso, il discorso da Dio, no? lui disse ai musulmani di stare attenti a determinate cose. Lui dice, il, il vostro sangue, i vostri beni sono sacri come è sacro questo giorno, ovvero il giorno più importante per i musulmani. Così come disse, no. Eh, che vi raccomando le donne, vi raccomando le donne, vi raccomando le donne, le donne sono sorelle degli uomini e lo disse più volte, per quale motivo? Perché lui temeva che senza, diciamo dopo la sua presenza, dopo, dopo la sua morte, potessero tornare delle usanze arabe che niente però avevano a che fare con l'Islam. E poi introdusse ovviamente, oltre a questioni di diritti sociali, giustizia, diritti per donne e bambini, diritti all'eredità per donne e bambini, diritti anche per gli animali. Quindi il trattamento degli animali devono essere trattati in un certo modo, diciamo, eh, in, modo, in, in modo buono, gentile, no? ricordando tutte queste cose qua. In 23 anni di missione come profeta, di cui solo dieci anni al potere, ma stravolse tutta, eh, tutto il mondo. E infatti, noi adesso eh, abbiamo terminato questa, questa parte di, in cui abbiamo raccontato molto brevemente la vita del profeta Muhammad, che la pace e la benedizione sia di lui. Adesso, invece, vediamo delle, delle slide. Okay? Queste slide sono le parole che non musulmani, quindi Attivisti, poeti, storici, filosofi, accademici, professori e quant'altro hanno detto sulla figura del profeta, del profeta Muhammad. Andiamo con la prima slide e vediamo, scopriamo chi è questo personaggio. Gandhi, leader spirituale indiano che molti di noi conoscono, disse a proposito del profeta Muhammad: Ho studiato con ammirazione la vita di quest'uomo. La sua umiltà, la sua profonda lealtà ai patti, la sua devozione ai suoi amici e seguaci, tutto questo mi ha profondamente ispirato. No? Vediamo anche la citazione da dove è stata presa. Per cui noi vediamo come un leader così importante per una nazione intera, che ha portato alla rivoluzione anche pacifica o semi-pacifica dell'India contro gli inglesi, e non da musulmano, sia stato ispirato dalla vita del profeta Muhammad stesso. È importante sapere questo perché eh, non, non bisogna essere musulmani per studiare, per studiare la sua vita. Passiamo alla slide successiva, eh, in, cui, noi, in cui noi vediamo invece Thomas Carlyle, no? uno storico eh, scozzese, la, la seconda, la numero due, Lui dice: È un uomo che ha vissuto ogni minuto della sua vita con sincerità, un vero eroe, un profeta. Vedete, noi, eh, diciamo, stiamo parlando di occidentali, di orientali, di persone che non sono conosciute per essere musulmani, ma che hanno conosciuto il vero, il vero profeta Muhammad. Andiamo ancora alla terza slide, andiamo anche abbastanza veloci, cerchiamo di leggerle soltanto, magari commentiamo. Eh, Annie Besant, una teosofa britannica, disse che è impossibile per chiunque legga la vita e il carattere di Muhammad senza provare eh, rispetto per quell'enorme spirito. Poi, in quella successiva, noi vediamo, Gerard Bernard Shaw eh, disse, io credo che se un uomo come lui assumesse la guida del mondo moderno, risolverebbe i problemi in questi i problemi in modo che, potrebbe, che porterebbero la pace e la felicità. Stiamo parlando in un periodo che va tra la prima e la seconda guerra mondiale, dove ci sono minacce su minacce per tutto il mondo, e il, questo drammaturgo disse appunto, che lui, il profeta Muhammad, poteva risolvere i problemi di tutta l'umanità. Okay? Quello che oggi noi vediamo come quattro persone veramente illetterate, ma analfabete, diciamo, eh, dal punto di vista eh, che, eh, diciamo, eh, sanno, solo, sanno solo leggere, no? eh, sono persone che non capiscono quello che leggono. Sono persone che magari noi oggi vediamo politici o um, show, showman o showgirl, scrivere libri no? e presentarli come la mia vita, ma perché mi deve. Cioè, perdonatemi, non voglio sembrare veramente. Non, voglio non sto attaccando nessuno, ma perché oggi a noi dovrebbero interessarci le vite o la vita di qualcuno che, che ne so, ha dato, ha dato un, non so, a un calciatore, un cantante, un, un attore? Che cosa imparo? No? Imparo la caparbietà di quanto si è sbattuto per i nostri genitori tutte le mattine si sbattono, vanno a, a, vanno a lavorare, sudano, si spaccano la schiena per poterci dare un pasto e noi lo facciamo con i nostri figli. Perché mi deve interessare come ce l'ha fatta una persona? Non mi è di nessun beneficio, è solamente intrattenimento. Andiamo invece a leggere cosa veramente può servirci per il nostro spirito. Per la nostra anima e anche per la nostra vita, vita pratica, andiamo e perdonatemi. Cosa andiamo alla, a quello successivo, la slide successiva? Le Martin, storico francese, disse: Mai uomo ha compiuto un'impresa più grandiosa di quella di Muhammad. Cioè, ok, poi andiamo a quella successiva. Lui dice: Edward, Edward Gibbon dice la sincerità di Muhammad è testimoniata dal fatto che è, stata disp che è stato disposto a, sac a sacrificare ogni piacere, ogni piacere terreno per raggiungere i suoi scopi. Anche questo qua ci racconta molto del profeta Muhammad. Andiamo con la slide successiva. Michael Hart, questo è un autore americano, lui fece... Un, ha scritto un libro in cui è eh, la top 100 no, di chi delle persone più influenti, ehm, diciamo che hanno avuto più influenza, più influenti in tutta la storia. E lui disse: La mia scelta di Muhammad mh, per guidare la lista quindi su 100 persone, mh, ha scelto come primo Muhammad, cioè ha messo anche Gesù, ha messo Mosè, ha messo Newton, ha messo, ehm, ehm, ha messo anche dei filosofi, così come ha messo Einstein, li ha messi tutti in questa, in questa classifica, ma ha scelto Muhammad come primo. E ha detto, la mia scelta di Muhammad per guidare la lista delle persone più influenti potrebbe sorprendere alcuni lettori. Ma è stato l'unico uomo nella storia che è stato supremamente... No? riuscito sia nel regno religioso che in quello secolare, cioè lui è riuscito a, a vincere e avere successo sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista invece nel, nel mondo materiale, nel mondo che si confronta, che si confronta con, con gli altri. Benissimo, passiamo a quello successivo, ancora Gandhi dice non è stata la spada e questo lo, lo diciamo agli amici eh, diciamo ignoranti che eh, fanno la politica e fanno finta di fare storia, eh, diciamo eh, in tv o nei salotti. Non è stata la spada a guadagnare il posto dell'Islam in quei giorni, è stata la rigida semplicità, l'umiltà, eh, il rispetto per le promesse, la devozione ai suoi amici e seguaci. Vedete, l'Islam è veramente semplice, forse questo è quello che disarma molto spesso. L'Islam è così semplice che eh, ci si, perché ci si aspetta sempre qualcosa di più difficile e duro andiamo a quello successivo cerchiamo di leggere il più più citazioni possibile e oggi ne abbiamo solamente 30 ma possiamo andare avanti eh, Karen Armstrong, una storica delle religioni disse il profeta è un uomo di infinita compassione pazienza e resilienza andiamo avanti Washington Irving, scrittore americano, disse «La sua vita era frutto di una continua meditazione e devozione». Andiamo avanti. Alphonse de la, de la Martin, poeta e politica francese, disse «Mai un uomo ha compiuto un'impresa più grandiosa di quella di Muhammad. Se la grandezza di un uomo è, è misurata dai suoi intenti e dall'estensione del suo influsso, chi potrebbe essere paragonato a lui?». Ok? Poi, eh, Naidu, una poetessa e politica indiana, è stata la prima religione che ha predicato e praticato la democrazia, perché i musulmani sono contro al, al prendere opinioni, questo è quello che viene detto, e invece, eh, poi una politica indiana, cioè gli indiani oggi non è che sono proprio i più vicini e amici dei musulmani, anzi, il, la politica indiana o il diciamo il partito al potere in India, addirittura perse, eh, ci sono delle persecuzioni contro, contro i musulmani, ci sono distruzioni di moschee storiche in India, moschee che hanno migliaia di, un migliaio di anni, vengono distrutte oggi in India, per cui non direi che proprio gli indiani siano i più amici dei musulmani, ma vedete come storici, poeti, scrittori e pensatori indiani invece, e attivisti indiani, parlano dell'Islam. Visto che abbiamo ancora tempo, andiamo, andiamo avanti. Boswell Smith, uno storico, disse: lui era Cesare e Papa in uno. Cesare, nel senso che lui era una persona di stato ed era un papa, un leader religioso, ma era un papa senza pretese di papa e Cesare senza le legioni di Cesare. Eh, eh, esatto, perché uno storico invece dice: musulmani: cioè gli Arabi, no? Gli arabi del tempo. Eh, non era possibile e pensabile pensare che loro avrebbero potuto conquistare il mondo perché è come dire a suo tempo che degli eschimesi avrebbero potuto vincere contro l'attuale America, gli Stati Uniti e l'attuale Russia, no? era impensabile per cui lui dice era un Papa, era Cesare ma senza le pretese del Papa e senza le legioni di Cesare andiamo ancora avanti, forse riusciamo a vederne ancora un paio eh, Quattro anni dopo la morte di Giustiniano, nel 569 d.C., nacque alla Mecca, in Arabia, l'uomo che esercitò la più grande influenza eh, su tutta l'umanità. Ancora, questo è uno storico eh, eh, americano, che, vedete, se si, se si legge veramente la storia del profeta Muhammad non può che essere questa la conseguenza, non può che essere questo il giudizio. Alcuni... Sono lì a guardare con il microscopio ad alcune parole o detti o fatti, no? È, è come per cercare di smontare una persona che viene definita in questo modo dalle persone che in verità, invece leggono e capiscono e, e analizzano il mondo con degli strumenti che non sono il nostro stomaco, la nostra pancia, no? E questo sempre per il paragone che facevo con la gente che eh, diciamo gli piace parlare solo perché ha una lingua ok andiamo alla slide eh, ah ecco nessun altro essere umano ha mai avuto tanto successo nel creare una fede e mantenere il suo insegnamento durante tutta la sua vita certo per quale motivo perché la coerenza dal primo momento fino all'ultimo momento della predica dell'islam Così come se noi dovessimo leggere il Corano dalla prima all'ultima pagina, non troveremmo neanche una contraddizione. Neanche una. E anche questa è una sfida del Corano. Andiamo alla slide successiva ancora. Goethe, poeta e filosofo tedesco, veramente poi andate a leggere un bellissimo libro della dottoressa Francesca Bocca che ha scritto proprio Goethe e l'Islam e l'Islam adesso purtroppo mi, 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 sono, mi sfugge il titolo ma scrivete Francesca Bocca e Goethe è uscirà è un uomo possente che unisce in sé tutte le virtù morali senza l'ombra di una debolezza Goethe tra l'altro in, in molte delle sue opere in molte delle sue lettere troviamo il suo amore per il profeta Muhammad salallà salallà. lo descrive in un modo che veramente ti fa venire voglia di amare quest'uomo, voglia di leggere a proposito di quest'uomo. E stiamo parlando di uno scrittore e poeta tedesco che tra l'altro è, diciamo, è stato anche molto influente. Leo Tolstoi, no, lo scrittore russo, Muhammad, è uno dei più grandi riformatori che abbiano mai influenzato la società umana. Non c'è bisogno di commentare, andiamo avanti. Eh, Masserman disse... I leader devono esibire tre funzioni, devono essere fornitori per il benessere della loro gente, devono essere una fonte di organizzazione sociale e devono fornire un sistema per la pace e la giustizia sociale. Forse Muhammad è stato il più grande leader di tutti i tempi a incarnare tutte e tre le funzioni. Benissimo, Beh, anche questo non ha bisogno di tante, di tante spiegazioni. Muhammad L'uomo ispirato che ha fondato l'Islam nacque circa 570 nel 570 d.C. in una tribù araba che adorava gli idoli. Ok? Cioè lui dice: Vedete, tutto questo è nato in questo tipo di società. Ok, andiamo a quella successiva. Un riformatore pratico e scorrevole, un uomo che ha saputo stabilire principi e valori. Andiamo avanti, ancora, abbiamo ancora due minuti. Gandhi ancora, attraverso la sua scrupolosa attenzione alla verità, all'onestà e al carattere, Muhammad ha mostrato l'esempio di un uomo di Dio. Andiamo ancora avanti. Eh, Muhammad è un esempio di come un uomo possa creare una civiltà interamente nuova senza utilizzare mezzi violenti. Andatelo a dire a chi dice che l'Islam è stato eh, diciamo, diffuso con la spada. Enrico Mattei, fondatore dell'Eni. Non è stato solo un profeta per i musulmani, ma un grande leader di cui tutta l'umanità dovrebbe prendere esempio. Cioè io dico: abbiamo tutto questo. Abbiamo tutto questo e ancora eh, diciamo, eh, ab abbiamo, da, abbiamo da ridire. Herbert eh, George Wells disse: il mondo aveva bisogno di un uomo come Muhammad per, realizza, per realizzare la pace e l'ordine. Andiamo ancora avanti. Egli ha mostrato un raro equilibrio di saggezza e compassione, mantenendo l'armonia tra religione e vita sociale. Andiamo avanti. E per quanto riguarda i criteri con cui si misura la grandezza umana, non conosco nessuno che sia più grande di Muhammad. Andiamo avanti. Le sue qualità morali e spirituali e la sua determinazione furono ampiamente lodate, sia dai suoi compagni che dai suoi nemici. Andiamo avanti. E. Maometto, Muhammad era un leader che ispirava fedeltà e lealtà non solo per i musulmani ma per tutti coloro che lo conoscevano. Andiamo avanti. Napoleone Bonaparte, Muhammad ha seminato l'unità dove c'era discordia, pace, dove c'era conflitto. Eh, andiamo avanti. Forse questa è l'ultima. L'Islam ha il vantaggio di non portare l'uomo a livello di um umiliazione ma lo solleva al grado di un'alta dignità morale. Fine. Questo è il profeta Muhammad. Questa è la descrizione che danno del profeta Muhammad chi? Tutti non musulmani, tutti i personaggi d'Occidente, d'oriente, del nuovo Occidente, del vecchio Occidente, del, del nuovo Oriente, eh, del Vecchio Oriente. Questo. Non ho da aggiungere nient'altro, non voglio aggiungere nient'altro, non voglio dire nient'altro se non grazie per averci seguito anche durante questa puntata. Vi chiedo di continuare a sostenerci, di seguirci sulle nostre pagine, sui social, di sostenere il nostro lavoro. Non siamo soli perché Dio è con noi, ma è bene che anche i nostri fratelli e i nostri sostenitori si facciano sentire e guardino. Queste puntate le diffondono, fatele vedere ai vostri vicini, fatele vedere ai vostri figli. Noi, se Dio vuole, ci vediamo. Settimana prossima, stesso canale, stesso orario, 20:30 canale 98, orobicchannel.it. Alla prossima, salamu alaikum e buonanotte.